Ragazzuoli, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi vi racconterò dell'esame di microbiologia che ho sostenuto qualche mese fa. Vi anticipo già che a fine video ci sarà un piccolo pensierino per coloro che stanno studiando questa disciplina. Come di consueto mi presento a chi di voi non mi conoscesse. Sono Gennaro, studente di CTF, iscritto presso l'Università degli Studi di Salerno e in questa serie di video racconto un po', mettendo in condivisione con voi, le mie esperienze universitarie. Microbiologia è una disciplina che nel mio corso di studi viene trattata al secondo semestre del terzo anno. Purtroppo però è un esame modulare, ovvero accoppiato al modulo di patologia generale. Difatti l'esame in toto prende il nome di microbiologia e patologia generale. So che in altri istituti universitari queste due discipline sono separate, ma da me hanno deciso di accoppiarli. Per quanto riguarda la mia esperienza inerente all'esame di patologia generale, ve ne parlerò in un video dedicato. Oggi invece questo video sarà interamente incentrato sull'esperienza che ho vissuto per l'esame di microbiologia. Microbiologia è una disciplina che si occupa dello studio delle strutture e delle funzioni di microrganismi come batteri, funghi e virus e di come questi causano patologie nell'uomo. Il programma che ho studiato prevede i seguenti macro argomenti. Abbiamo la storia della microbiologia e la struttura batterica, crescita microbica e terreni di coltura, patogenicità e virulenza, batteri gram negativi, batteri gram positivi, funghi e virus. Tutti questi argomenti li ho studiati da appunti che ho preso a lezione, da sbobine che sono state fatte durante il corso da alcuni miei colleghi universitari che ringrazio di cuore per aver messo in condivisione con tutti quanti noi, e da alcuni schemi che ho dovuto realizzare per facilitarmi il processo di ripetizione. Purtroppo però non sono riuscito a comprare alcun libro di testo per microbiologia, ma penso che sicuramente in futuro ne prenderò uno. E questo perché per me è molto importante avere un testo di riferimento. Prima vi ho parlato di alcuni schemi che ho realizzato per potermi agevolare durante la fase di ripetizione e memorizzazione, che sono questi qua. Ci ho messo un bel po' a realizzarli, anche perché li ho scritti a mano, ci ho messo circa 5-6 giorni, ma alla fine ne è valsa la pena. Ho dovuto realizzare questi schemi perché durante la fase di ripetizione mi sono reso conto che trovavo difficoltà nella seconda parte del programma, quindi tutta quella inerente ai batteri, gram positivi, gram negativi, funghi e virus. Nello specifico avevo difficoltà nel distinguere e ricordare correttamente i vari fattori di virulenza dei vari batteri. Ad esempio, facevo confusione tra i fattori di virulenza dello Streptococcus pyogenes e quelli dello Staphylococcus aureus. Oppure facevo confusione tra i vari tipi di Escherichia coli. Quindi che cosa ho fatto? Mi sono fermato per qualche giorno e siccome le sbobine erano molto dispersive, ho fatto dapprima uno schema generale distinguendo tutti i vari batteri, funghi e virus che dovevo studiare. E successivamente, andando a ripetere un argomento per volta, mi andavo anche a condensare in maniera schematica tutte le informazioni inerenti a quell'argomento all'interno di un foglio protocollo. Come vi dicevo prima, ci ho messo circa 5-6 giorni per realizzarli, anche perché lo dovuti fare a mano, però alla fine ne è valsa la pena poiché mi ha veramente tantissimo agevolato durante la fase di ripetizione e memorizzazione. Per quanto riguarda invece l'esame proprio di microbiologia, prevedeva un colloquio orale. L'esame in toto prevedeva due colloqui, quindi uno per microbiologia e uno per patologia generale, e il voto finale consisteva nella media aritmetica dei due voti presi ai due colloqui. L'esame l'ho sostenuto online perché eravamo in DAD e mi sono state fatte tre domande. Mi è stato chiesto di parlare dei virus del sesto gruppo della classificazione di Baltimore, quindi dei virus a RNA singolo filamento positivo con capacità retrotrascrizionale, e di spiegarne poi nel dettaglio, step by step, il ciclo replicativo. Poi mi è stato chiesto di parlare dello Streptococcus pyogenes, in particolare mi è stato chiesto di elencare quali fossero tutti i vari fattori di virulenza, sia strutturali che non, e di spiegarne anche la loro funzione. E infine mi è stato chiesto di elencare tutte le proteine citoscheletriche coinvolte nella scissione binaria trasversa e di spiegarne la loro funzione. Devo dire che l'esame è andato molto bene, non al 100% come avrei voluto, perché durante la fase di esposizione ho dimenticato un paio di dettagli, ad esempio ho dimenticato un paio di fattori di virulenza tra i tanti che caratterizzavano lo Streptococcus pyogenes, oppure ho semplificato il nome di una proteina citoscheletrica che è coinvolta nella scissione binaria trasversa. Praticamente l'ho chiamata proteina Z anziché chiamarla col suo vero nome che era proteina FTSZ. Vabbè. Lo so che sono dettagli, però sono io che sono molto rompiballe e autocritico.
E niente ragazzoni, anche il video di oggi si conclude qui. Spero che il video vi sia piaciuto e spero che vi sia tornato utile. Come promesso ad inizio video, troverete qui sotto in descrizione un piccolo pensiero per tutti coloro che stanno studiando microbiologia in questo periodo e che dovranno sostenere l'esame. Infatti troverete un PDF completamente gratuito, all'interno della quale troverete tutte le domande di microbiologia che sono state fatte durante gli esami. Spero che possa tornarvi utile durante la fase di studio. Detto questo, io vi saluto, vi auguro buono studio e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!